paesaggio dell'Alta Val Bognanco mi ha sempre attirato e l'idea di un ampio giro da farsi in un paio di giorni, con sconfinamento nella contigua Zischbergen, ha trovato finalmente la possibilità di concretizzarsi. Bella l'idea in sé, pessima la scelta della mountain bike per realizzarla. Con il senno di poi, lasciarla a casa avrebbe risparmiato un bel po' di sofferenze per la mia schiena. Rimane la soddisfazione di aver comunque compiuto una bella cavalcata in uno tra i più stupendi scenari tra Ossola e Vallese. Il punto di appoggio scelto per questi due giorni è il rifugio Il Dosso all'Alpe Arza, che raggiungo comodamente da San Lorenzo in un paio d'ore di pedalata su asfalto. La giornata è ancora lunga quando giungo al rifugio. Vale la pena godersi il sole e l'aria aperta salendo il vallone del Paione con i suoi tre laghi. Bici in spalla fino al primo per non lasciarla a disposizione del primo che passa, poi a piedi fino allo scosceso passo con vista su Varzo e la Val di Vetro. Notte ristoratrice in rifugio e mattinata promettente, eccomi pronto per distruggere il fisico con sforzi immani, iniziando dalla facile risalita al valico di confine del passo di Monchera. Given you all of my heart,
there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try. Bici prevalentemente a mano fino all'Alpe Vaira e poi picchiata in fondovalle sulla sterrata. Eccomi in Zwischbergental, valle ingiustamente poco frequentata. Giunto al torrente, la risalita è comoda sulla strada che serve gli alpeggi di Keller e Gemmaidal. Al bacino di Keller termina la strada. La risalita al passo di Puntimia va fatta a bici in spalla e questo derelitto angolo di Svizzera ha il compito di ricordarmi quanto può essere faticosa questa pratica sportiva quando si vuole andare oltre i limiti dei sentieri praticabili in sella. Scollinamento al passo di Puntimia non comporta come pensavo la fine delle fatiche. Occorre scavalcare due crinali per giungere al fine al rifugio del laghetto. Da qui un'altra ora e mezza di sentiero che la mia bicicletta si fa quasi tutto comodamente adagiata sulle mie spalle. Chiudo il giro a San Lorenzo che ormai è sera e l'unico desiderio è quello del letto.